Osman e Junevic. Per il sesto titolo, per il quinto titolo, la Sjöström, dimostrazione di longevità unica, un atleta di cui sappiamo essere straordinaria, sta gareggiando con grandissima sicurezza a un margine gigantesco, ma sappiamo che talvolta espone il fianco alle debolezze, ma non nei 50. Pubblico che fa rumore, che prova a spingere Rikako Ikei, ma ora tutte sul blocchetto di partenza. Ultima ad agganciare Sara Sjöström, una saetta Torriask nella reazione allo start, così come la potentissima francese Melanie Henick in corsia numero 6. Sara Sjöström deve recuperare qualcosa in corsia numero 4. Adesso sale la potenza della svedese che comincia ad aumentare in termini di velocità. Davanti Sara Sjöström, una vasca tutta in apnea, e c'è l'appuntamento con una nuova leggenda. Sara Sjöström, 24,77, vince il quinto titolo di fila alla mondiale nei 50 del fino, un qualcosa di pazzesco. Poi Yufei Zhang per l'argento Cina e Gretchen Walsh per il bronzo Stati Uniti. Hanno provato ad domesticarla nei primi metri, la Walsh con un tuffo spettacolare e la Zhang con un primo 25 in cui ha retto senza alcun problema apparente l'impatto devastante di Sara Sjöström, che poi si è allungata, ha preso ritmo, ha preso bracciata, ha preso fiducia, ha preso il volo e, a dispetto di un arrivo quanto mai incerto, ha chiuso con netto vantaggio e l'ennesimo sotto 25, solo lei al mondo oltre 20 volte. Record asiatico per Yufei Zhang, che fa fermare il cronometro a 25 e 17, l'unica sotto il muro dei 25 secondi per l'ennesima volta, come giustamente ricordavi tu. Sara Sjöström 24 e 74, non perde questa gara da 8 anni. Oggi un altro tassello, il quinto oro consecutivo, record dei record, una atleta pazzesca e raramente l'abbiamo vista esultare così. Anche lei è consapevole di aver creato qualcosa che probabilmente non sarà mai battuto. Beh, notevole, no? Nei 50 una costanza di rendimento